25 aprile, festa della liberazione, non sono mancate le polemiche, l'appello di Napolitano, no a ciechi scontri in vista delle prossime amministrative, Regione Lazio è morto questa mattina a Roma Mario Di Carlo, la politica regionale è in lutto. Frosinone e Latina, Pasquetta bagnata dalla pioggia, comitive nei ristoranti, Ponza riparte il servizio di Eli Taxi in vacanza sull'isola con l'elicottero, tagli alla scuola pronti al ricorso, lo dice il presidente della provincia di Latina, Frosinone centro storico e l'arte da scoprire. Lo sport, Frosinone, le speranze di Santoruvo tutte riposte nel ricorso, il calcio a Latina, 7 giorni di pura adrenalina per tifosi e squadra. Amici telespettatori, buonasera, benvenuti anche a questa edizione del nostro giornale. Non certamente democratico. Arte, cultura, mostre di fotografie, di dipinti, il centro storico di Frosinone è sede di tante associazioni che operano per favorire il rilancio delle attività culturali nel capoluogo. Tra queste c'è l'associazione Arcube che è impegnata nel favorire il linguaggio artistico e soprattutto nel favorire esposizioni e occasioni di incontro con gli autori, con coloro che producono cultura, non soltanto con gli artisti del pennello. Il promotore dell'associazione, intervistato da Barbara Mollicone, ci parla delle prossime iniziative. Stiamo occupando della faccenda dei murales di Via Chamarra, coinvolgendo sia gli artisti che 15 anni fa hanno dipinto questi murales, sia inserendo nuovi artisti. Il prossimo 28 aprile una manifestazione che si chiama Aquart, faremo una jam session di arte, quindi fotografia, arte, pittura, body painting, poesia saranno presenti in questa serata, ovviamente facendo riferimento all'acqua. Quando lanciate iniziative simili c'è partecipazione, la gente è incuriosita. Frosinone è una città che ha le potenzialità per muoversi con l'arte, soltanto bisogna comunque educare le persone a fare arte. Mancano gli spazi, non ci sono, ci sono pochissime manifestazioni. Io dove sarò? Stati d'animo diversi.